Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Finalmente delle creazioni con la resina e soprattutto finalmente delle creazioni a tema Natale, ce l'ho fatta anche io a farle. Questo video gli scopriamo le creazioni in resina e in collaborazione con Alex on Demand Creation, che saluto e ringrazio tantissimo, ormai si è creata un'amicizia creativa su qui su YouTube e molto spesso collaboriamo perché ci piace tantissimo. E quindi anche lei farà delle creazioni a tema appunto Natale. Mi raccomando, andatela a vedere nel suo canale perché è bravissima. E questo video fa parte poi, questo video diciamo è a metà, e poi le prossime creazioni le vedremo penso la settimana prossima, quindi dopo Natale, anche quelle saranno a tema Natale e anche penso invernale. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a vedere quello che ho combinato. Per questa colata ho utilizzato la resina della Feel Crystal e ho avuto un po' di problemi perché non mi si asciugava, forse perché volevo io che si asciugasse subito e invece non lo faceva. E ho utilizzato anche questa pasta qui, questo colorante qui, ed è quello per gomme siliconiche e io l'ho voluto provare anche con la resina. Partiamo da quello che non è natalizio, cioè queste due cose che dovevo farle. Questo per un regalo ed è una semplice rosellina. Così. E questa qui invece che mi era avanzata del colore rosso e l'ho colato qui per vedere come mi era uscito questo stampo. Ok. È sottilissimo veramente, cioè guardate quanto è sottile. E spero che si indurisca, cioè è anche bello. Però ho paura che, appunto, essendo troppo sottile, sia anche abbastanza fragile. Adesso lo lascio asciugare e spero si indurisca. Quindi, poi veniamo alle cose natalizie. E quindi questo. Bello. Bellissimo. Molto bello. Sì, ha anche l'ultra texture del legno ed è meraviglioso. Vi ho avvicinato così vedete un po' meglio e abbiamo la casetta che se non vi ricordate male l'abbiamo sempre fatto insieme. Vi lascio qui il link del video in cui abbiamo creato insieme questi stampi e il cabochon da cui l'ho preso è questo qui, sempre di legno. L'unica cosa che giustamente penso che non mi abbia preso queste decorazioni perché sono colorate e quindi penso che le dovrò fare dopo io e quindi vediamo com'è uscito. Si è indurito. Sì, ho colorato solamente la parte di sopra bianca. È ancora un po' molliccia. Carino. Oddio, vabbè, devo ripassare il colore perché è uscito un po' male. Però non mi dispiace. Ve lo metto a confronto così capite un po'. Praticamente devo andare poi a rifinire tutto quanto il colore, a fare i dettagli, soprattutto del pupazzo di neve perché altrimenti non si capisce nulla, delle campanelle, di queste cose qui. Poi vi metto una foto quando l'avrò colorato sulla mia pagina di Instagram, mi raccomando seguitemi anche lì, che di là sono più attiva sempre. Poi abbiamo questo, non mi ricordo cosa c'è. Ah sì! Che carino! No, bellissimo! Che bello! Praticamente è Babbo Natale e Mamma Natale. Penso che si chiama così. Poi col cielo l'ho voluta fare con la neve, con l'effetto neve. Ed è uscito carinissimo, anche con questi tutti quanti diamantini che ci sono. Molto molto bello. Queste saranno delle decorazioni che metterò sull'albero. Poi abbiamo questo, sapete che adoro questo stampo perché lo faccio sempre praticamente. Devo prendere degli stampi nuovi, non so quando mi deciderò a farlo. Più grandi soprattutto. Che bello! Babbo Natale sulla slitta con la renna e il pinguino. Bellissimo. Bello, bello proprio. Poi veniamo allo stampo Love. Questo è da un po' di tempo che non lo facevo. E abbiamo l'omino di pan di zenzero che si è bagnato tutto. Oddio. Cioè, in teoria sembra fatto apposta. Sembra che l'omino di pan di zenzero abbia. Si è suicidato l'omino di pan di zenzero. Sembra che l'omino di pan di zenzero abbia la parte di sopra della testa ricoperta di cioccolato.
ma in realtà è lo sticker che si è bagnato, però penso che sull'albero non si veda, quindi non fa niente. Qui abbiamo la palla di neve, che bella! Questo è bellissimo, non so se riuscite a vedere. Nella palla di neve c'è il pupazzo di neve e un alberello. Questa è molto carina. Sì. E poi la stellina, che c'è un altro bandito dentro, non mi ricordo, e dovrebbe essere la femminuccia. Sì! Ecco, anche questo si è bagnato, maledizione, sono stata così attenta a non bagnarli. Ma non mi dispiace affatto. Via. Poi abbiamo le ultime tre. Anzi, prima di questo vi voglio far vedere un esperimento che ho fatto, che non so se mi è riuscito. Praticamente, non avendo stampi grandi per fare quello che volevo fare, mi sono detta, perché non usiamo un tagliapasta di questi? E ci ho messo lo scotch praticamente di sotto e diciamo che l'esperimento è riuscito. Adesso vi faccio vedere. Il problema è che bisogna non solo metterlo su una base piana, e quindi è molto difficile con questi cosini qua. In più bisogna mettere lo scotch anche molto bene, perché altrimenti poi straripa, come ha fatto a me, e per toglierlo è un problema. Però ce l'ho fatta. E soprattutto dietro, essendo inclinato, ho fatto un disastro, vabbè, non fa niente. 1, 2, 3. Praticamente l'idea non era malvagia, sempre da appendere all'albero, e non è uscito male, devo solo rifinirlo, e l'ho fatto praticamente lavorato verso l'alto, perché giustamente con questo, come facevo a lavorare al contrario, anche perché altrimenti sarebbe uscita tutta l'impronta dello scotch. Quindi ho lavorato al contrario, e poi l'unico problema che mi piace anche perché è venuto tipo bombato, guardate. Il problema è che non essendo dritto, cioè non riuscendo a metterlo su un piano dritto, diciamo che la resina è un pochino strabordata. E poi, siccome non mi sto mai ferma, ho iniziato a fare così quando era ancora molle, quindi si è fatto un buchino. Quando sono andata a colare la seconda parte della resina, quella rossa, diciamo che è colata tutta quanta verso a una parte e mi è rimasto il trasparente. Ma la prossima colata colerò di nuovo il rosso, tanto diciamo che c'è la parte, il buchino penso che ormai si è solidificato e quindi non se ne va più. Qua penso che metterò qualche stellina e quindi lo sistemo, e quindi penso che nel prossimo Scopriamo le creazioni ve lo mostro sistemato o sempre su Instagram. Però l'idea di usare questi coppa pasta, se fatti nella maniera giusta, non è malvagia. Lo lascio qua. E poi abbiamo gli ultimi tre. Guardate la resina che mi è collata con quello stampo. Vabbè, non ne parliamo. Abbiamo questo rosso. Se riesco. Che carino! No, bellissimo! Sempre da appendere all'albero. Molto bellino. Molto, molto carino. Poi, questo bianco. Ce lo posso fare. Babbo Natale, anche questo è carinissimo col bianco dietro, così. E in ultimo, se riesco e non mi faccio male, bellino. Questi sono usciti veramente carini, guardate, tutti e tre insieme, guardate che carini, carinelli. Quindi queste sono tutte quante le mie creazioni per Natale, sono tutte quante le mie creazioni a tema natalizio, forse sono un po' pochine, però come vi ho detto già ne farò un altro dopo Natale, perché tanto da Natale fino alla Befana è sempre Natale. Quindi niente, io spero che queste creazioni vi siano piaciute, quella che a me è piaciuta particolarmente è questa qui con Babbo Natale e Mamma Natale. Fatemi sapere come sempre giù nei commenti qual è la vostra preferita. Vi ricordo che sul mio canale è in corso un giveaway che scadrà a gennaio. Io ringrazio ancora Alessia per la collaborazione, le mando un grosso bacio e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!